Oggi a Napoli il turismo rappresenta la principale attività economica. Adesso si superano i 4 milioni ufficiali di visitatori, non c'è spazio per costruire altre ospitalità organizzate a livello imprenditoriale. L'unica alternativa è l'extraalberghiero, l'appartamento. C'è un indotto legale, pulito, che fa lavorare, si pagano le tasse, chi non aveva lavoro e chi stava per strada oggi guadagna onestamente, è un riscatto sociale. Non può essere un turismo senza regole, c'è un diritto, ma non solo degli studenti, anche quello dei residenti, e deve essere contemperato con quello che è un fenomeno che comunque ha migliorato e qualificato la nostra città. Napoli ha vissuto un'evoluzione molto rapida rispetto sia al numero di visitatori sia al numero di giorni di permanenza. 20 anni fa c'era 500.000 di visitatori che venivano in città, adesso si superano i 4 milioni ufficiali, forse si sfiorano anche i 7. Il tempo medio di permanenza da 1,8 giorni è arrivato quasi a 3 giorni. Chiaramente è tutta un'aspettativa che il numero di camere o di posti letto presente negli alberghi non avrebbe potuto soddisfare. L'unica alternativa è l'extraalberghiero. È l'appartamento, perché non c'è spazio per costruire altre ospitalità organizzate a livello imprenditoriale. Oggi a Napoli il turismo e anche le attività commerciali, molte delle quali sono adesso collegate, rappresentano la principale attività economica della nostra città. Un turismo che porta milioni di persone, che fa nascere imprese, che porta posti di lavoro, occupazione. In una città come Napoli, che è ancora al fondo delle classifiche quanto a occupazione, specialmente occupazione femminile, è un fatto importante. Grazie ai turisti che danno posti di lavoro, c'è un indotto legale, c'è un indotto pulito che fa lavorare, chi non aveva lavoro e chi stava per strada oggi guadagnano onestamente, è un riscatto sociale. Io ho in gestione un appartamento normale, non ci stiamo arricchendo, anzi togliendo tutte le spese, togliendo le tasse, le licenze, la manutenzione, la luce, internet, tanto è un 1.000 euro al mese, ma ogni giorno si legge sul giornale una legge nuova, un giorno la legionella, un giorno il 7:30, la spazzatura, è giusto che si paga. Quante persone prima non la pagavano e oggi con la registrazione dei fitti si stanno mettendo in regola? Non è vero che tutto a me e niente a te, come si suol dire a Napoli. Io penso che più che riscatto sociale ci sia una forma di stabilizzazione del reddito che viene dato a famiglie, a persone che prima non avevano altra speranza, o il reddito di cittadinanza che oggi viene negato, o altre forme magari non sempre del tutto lecite di occupazione, fra virgolette. Prima, quando si sentiva parlare dei quartieri spagnoli, anni 80-90, tutti tremavano, avevano paura, non si accostavano. Oggi i quartieri spagnoli vengono turisti da tutte le parti. È inutile prendersi, diciamo, in giro. In questa visione favolistica per cui bisognerebbe tornare ad un'età dell'oro della Napoli come era prima, Napoli prima aveva un'economia molto più povera. Prima l'economia del vicolo a Napoli era basata sull'illecito, su veri e propri reati. Vivo a Napoli da quando ero bambina, me li ricordo che cos'erano i vicoli. Oggi il turista che arriva vuole andare là, vuole andare nei quartieri spagnoli. Adesso l'economia del vicolo è diventata l'apertura dell'attività commerciale, l'apertura del B&B, quindi anche l'indotto collegato a tutto questo. Esiste tutto un indotto che nasce dall'extraalberghiero, l'operaio, l'idraulico, l'elettricista. Esistono anche tante lavanderie zonali, insomma, di prossimità. La casa non ha il ristorante, non ha la palestra, non ha la piscina. L'ospite che vuole godere di questi servizi deve per forza di cose rivolgersi a servizi esterni. In albergo hai il blocco tutto completo e blindato. Il turista che viene qui e non pernotta in albergo, ma va ad alloggiare in un B&B, ovviamente fa la vita del cittadino. Stanno aprendo qui al centro non solo le salumerie o le paninoteche, ma anche per esempio tanti piccoli musei su tanti aspetti particolari, tanti siti che oggi vengono vissuti proprio come luoghi dove i turisti vanno a visitare delle cose. Dicono che gli abitanti se ne vanno per lasciare i posti ai turisti. Non è vero. Gestire un'attività significa andare a fare le pulizie,
tenere in ordine, garantire l'igiene, garantire il check-in, biancheria pulita. È impossibile, come si fa ad andare via? Queste sono sciocchezze, anzi forse grazie a questo lavoro stanno a Napoli, non sono andati via e resteranno qua. E c'è anche da apprezzare queste persone, perché tenere un'attività oggi significa fare sacrifici, stare aperti dalla mattina alla sera, dimenticarsi cosa sono le festività con i propri cari. Un altro effetto positivo dell'indotto che porta il turismo è il potere della recensione, sapendo che l'ospite dirà: sì, sono stato in una bella casa, però il palazzo se ne cadeva a pezzi, sono sceso e c'era l'immondizia per strada, la gente urlava. Il napoletano ha cominciato a interessarsi prima del palazzo, poi addirittura in tanti casi anche proprio del proprio vicolo, della strada, a mettere in alcuni casi dove era tecnicamente possibile la fioriera. Accanto alla naturale capacità di accoglienza che hanno i napoletani, ora c'è quel più, c'è uno sforzo a imparare le lingue, c'è uno sforzo a tenere pulito, a raccontare quello che fa la città. C'è anche una capacità di professionalizzarsi da questo punto di vista, che noi abbiamo voluto anche migliorare, perché insieme con l'assessore al lavoro Chiara Marciani abbiamo individuato la possibilità di fare dei tirocini per qualificare professioni legate al turismo. Non può essere un turismo senza regole. Sul B&B voglio dire che il Comune di Napoli ha un software attraverso il quale stiamo tracciando quelli che non sono legali e regolari, perché lì il problema è cercare di individuare questi B&B che o non sono addirittura autorizzati o non pagano le tasse e dare loro un percorso di regolarizzazione e anche di emersione. Sinceramente penso sia paradossale lamentarsi del fatto che una città che prima non aveva grande appeal turistico sia diventata interessante per quello che è. C'è una città ricchissima di monumenti, di storia, e forse sarebbe il momento di rendere ulteriormente vivibili quelli che sono dei quartieri che oggi sono poco sfruttati, poco considerati, poco valorizzati. Forse è il momento, come sta facendo, devo dire la verità, egregiamente anche la Federico II, delocalizzando tutta una serie di insegnamenti, di rendere vivibili e fruibili quelli che oggi sono dei quartieri dormitorio. Trasferire pezzi di università a Scampia, che fino a qualche tempo fa era considerata, insomma, nell'opinione generale come un luogo degradato, è stato un gesto molto importante. Io capisco che c'è un diritto, ma non solo degli studenti, anche quello dei giovani che si vogliono sposare e andare a abitare al centro storico, quello dei residenti. Sicuramente questo esiste e deve essere contemperato con quello che è un fenomeno che comunque ha migliorato e qualificato. Il problema è cercare di far coesistere il diritto alla casa con l'esplosione turistica, che per Napoli è una benedizione.